Ok, eccoci qua raga, bella ragazzuoli, ecco qua il video che aspettavate tutti sui miei comandi di combattimento, sulla personalizzazione dei comandi. Per chi mi ha visto il live ha visto che il mio metodo di giocare è cambiato totalmente con questa personalizzazione di comandi. E niente, me l'avete chiesto in tanti, quindi io adesso vi faccio vedere come cambiare i comandi in modo tale da avere un editing molto più veloce, quasi come quello di PC. Chi mi ha visto il live ha visto quanto edito veloce ora. E niente raga, quindi questi qua sono i comandi. Allora, io ho messo la mappa qua, la mappa sulla freccetta a destra, e il tasto di modifica è il touchpad, ovvero il tasto con cui teoricamente prima aprivate la mappa. Si può dire aprivate? Non lo so, non mi interessa. Questi qua sono gli altri, come vedete gli altri sono tutti uguali le modifiche eccetera. Qua l'ho lasciato modifica perché mi può anche aiutare all'inizio. Mettendo la modifica sia qua che qua, molte volte non avete in mente che avete cambiato i tasti e cliccate rotondo così almeno non vi impappinate quando siete in game. Quello che vi posso consigliare io che adesso noi faremo ora è andare su parco giochi e allenarci un attimo. Io ho fatto 2 ore di parco giochi con i nuovi comandi, giusto per capire, e avete visto i risultati live, nella live di oggi pomeriggio. Quindi adesso no raga, noi ci spostiamo su parco giochi e ci vediamo direttamente lì. Bella raga! Ok ragazzi, eccoci qua a farvi vedere come allenarvi e come impostare il vostro metodo di editing come su PC. È la stessa cosa praticamente raga, ovviamente dovete prenderci un bel po' la mano, io ci sono delle cose che devo ancora perfezionare, ma pian piano col tempo ragazzi si riesce tutto. Faccio questo video perché molti in live sono rimasti stupiti dalla mia velocità di editing e continuavano a chiedere comandi, comandi, comandi eccetera. Quindi allora ho detto, in modo tale che possa aiutare anche chi non ha visto la live, facciamo questo video che è stato grande richiesto anche sulle live. Allora, cosa potete fare? Ora io vi mostro col touchpad come si modifica benissimo la costruzione. Ora voi vedete il tasto lì con modifica, lo vedete rotondo perché l'ho lasciato anche rotondo, quello che vi ho detto prima nell'intro del video. Come vi potete allenare? Allora, siccome molte build fight sono in questo modo, no? Iniziano così, vedete, tipo voi avete un ragazzo qua, un tipo, un individuo che magari vi pusha in questo modo, no? Vi pusha in questo modo. Ecco, noi immaginate che ci sia questo ragazzo qua sopra. Ragazzo, vai, io uso ragazzo perché almeno, boh, non c'ho voglia di usare ragazzo. Ok, vedete? Allora, noi adesso costruiamo. Vabbè, questo è lo spacco che ve lo faccio vedere più velocemente. Come vi dovete allenare? Siccome molte volte su PS4 soprattutto l'editing non era così veloce, conveniva pigliare la ground e poi pensare dopo a cosa fare. Noi facciamo così, vedete? Noi modifichiamo subito questo e modificate quella, la scala. La scala qua, vedete? Questa scala qua. La modificate velocissimo e sparate così. Ora ve lo faccio vedere più velocità. Questo metodo, ragazzi, è molto utile, soprattutto per ammazzare anche uno che è via qua sotto, che è magari anche un mezzo nabbo, anche uno bravo che si aspetta che voi saliate ancora di più. È utilissimo, soprattutto adesso che si può fare questa cosa dell'editing, raga. Quindi, allora, adesso vi faccio vedere bene, ve lo faccio vedere in un posto dove si può vedere di più. Tipo qua, ecco, immaginate che ci sia un nemico qua, no? C'è un nemico qua che sto sparando io ora. Noi cosa facciamo? Facciamo la scala, l'altra scala, modifichiamo subito. Avete visto, ragazzi, quanto è veloce l'editing, soprattutto quanto è spontaneo, istantaneo proprio. Perché prima, vedete, se cliccate rotondo è un po' più lento. È veloce dopo l'aggiornamento, ma è un po' più lento. Invece così è veramente velocissimo, ragazzi. Cioè, guardate quanto cazzo è veloce. Cioè, poi voi potete ripristinare, potete girare, potete fare 25 qua. Guardate quanto sono veloce, raga. Guardate quanto sono veloce a editare. Cioè, è veramente. Devo prendere ancora la mano con i tasti da selezionare, ma è velocissimo, ragazzi. Questa cosa può aiutare anche molto nei fight dove siete chiusi dentro. Vedete? Questi fight qua, avete presente i fight dove chiaramente vi chiudete dentro per curarvi, eccetera, e la gente prova a spaccarvi per mettere il loro muro così. Guardate qua cosa riuscite a fare con questo. Cioè, voi editate, ora ve lo faccio vedere al rallentatore, voi editate, no? Questo, immaginate, adesso ve lo faccio vedere anche più veloce, però startiamo all'inizio, cioè proprio per farvi vedere la meccanica. Voi, boom, chiusa, boom, chiusa, avete visto? Adesso ve lo faccio vedere un attimo più lento. Questi quattro. Poi cliccate. Cambiate. Potete fare anche quello che fa. Symphony, come lo volete chiamare. Quello che fa così. Vedete, apre la porta. Boom. Poi lo rimodificate. Lo rifate di qua, ad esempio, per renderlo scemo. Boom.
Ci sono un sacco di cose che adesso si possono fare con questa personalizzazione dei comandi, ragazzi. Però fidatevi, chiudetevi in parco giochi, fate un'ora e mezza, 2 ore. A me sono bastate 2 ore, avete visto i risultati, si sono visti oggi in streaming. Sono uscito da delle situazioni assurde solo con l'editing, ragazzi. Ed è molto utile anche e soprattutto per le piramidi, per il fatto che avete presente quando, per non farvi mettere la piramide in testa, fate questa cosa qui, no? Vedete? Quanto è stata veloce questa cosa? Cioè, è stata velocissima, raga. Ora, io non ho cliccato. Vedete? Voi fate così. Ed è molto semplice, no? Fate così e easy. Cioè, nel senso, cliccate R2 e via. Boom. È velocissima, ragazzi. Cioè, è veramente velocissima. Non c'entra niente col rotondo. Proprio è un'altra cosa, fidatevi. L'unica cosa che è il problema. Il problema è che se siete abituati alla, come dire, al non editare, perché ovviamente su console, chi gioca su console gioca molto più sullo sparo, sul building che sull'editing, perché anche chi ha visto le mie live ha visto che soprattutto anche quando ero chiuso così preferivo distruggere che editare, perché l'editing era molto lento. Invece adesso l'editing, essendo più veloce così, boom, lo chiudi, lo vuoi richiudere, boom, apri di qua, boom. Vedete? È tutto semplicissimo. Anche questa roba qua della scala, raga. Questa roba qua della scala, che è una roba velocissima, che devo ancora perfezionare. Boom, boom. Cioè, è una roba veramente utilissima, raga. Vedete? C'è un tipo qua sotto, lo stiamo chiudendo. Ad esempio, il nabbo, no? Che volete chiudere con le trappole. Lo chiudete così? Non avete trappole? Vi siete dimenticati? Boom. Easy. Poi li saltate, girate il verso. Girate il verso della roba, boom. Fate da qua, boom. Cioè, vedete? È tutto molto, 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 molto più veloce, ragazzi. Io spero che questo video vi possa essere utile. Se avete domande, vi ricordo che c'è il mio Instagram in descrizione. Scrivetemi anche nei commenti se vi ho aiutato con questo video. Perché molti, ripeto, in live mi hanno detto: ma come fai a editare così veloce? Io non riesco. Ed è, in effetti, raga, è un altro mondo. Cioè, è proprio un altro mondo. Anche quando fate i fight così, vedete? C'è uno qua sotto. Ora non mi è venuto. Lo rifacciamo. C'è uno qua sotto. Oh. Easy. Avete presente i fight dove fate le build fight e gli mettete la scala sopra di lui per non farvi prendere l'high ground? Tipo, ce n'è uno qua, ecco, così. Oh. Vedete? Molto easy, raga. Molto easy. Quindi niente, spero che questo video vi possa aiutare. Noi ci vediamo con la live dopo cena. Per le 20, dalle 20 alle 22. Se avete domande, passate in live. Vedete anche il mio metodo di giocare. Per chi non l'ha visto, riguardi la live di oggi, che tanto si sta caricando. Noi ci vediamo con la live di dopo cena. Quindi, bella raga.